Continuano i grandi eventi a Tolentino, è la volta di Nino Frassica e il suo gruppo per uno spettacolo che sicuramente sarà particolarmente divertente. Sì, siamo in realtà solo alla quinta sera, siamo in realtà solo agli inizi di luglio. Mi sembra di essere a fine stagione perché abbiamo sicuramente fatto un inizio con il botto, nel senso che già dalla notte del solstizio con la tradizionale notte bianca, Paolo Ruffini poi, le due serate in centro, abbiamo registrato dei numeri di tutto rispetto e questo a testimonianza che la città e credo non solo la città abbia gradito tantissimo il tipo di offerta culturale e di spettacolo che l'amministrazione comunale vuole dare quest'anno a quest'estate. Quindi il prossimo 20 luglio abbiamo scelto Nino Frassica, lo abbiamo scelto per il nostro centro città, lo abbiamo scelto in Piazza Martiri di Montalto. La vendita dei biglietti sembra stia andando più che bene, questo è testimonianza che probabilmente la volontà e l'intuizione dell'assessore Alessia Pupo sia stata estremamente azzeccata. È un evento di intrattenimento straordinario che però si inserisce nella tradizione culturale della nostra città. Tolentino civiltà del sorriso, Tolentino città dell'umorismo. E quindi non potevamo non invitare Nino Frassica. Nino Frassica, un attore comico poliedrico straordinario, principe della risata e dell'ironia, che con le sue divertenti trovate, sia musicali che lessicali, sicuramente ci intratterrà per ben due ore. Con uno spettacolo meraviglioso, un viaggio all'interno della musica italiana dove ripercorreremo i brani più noti e naturalmente un viaggio che sarà accompagnato da uno show e dagli sketch del grandissimo Nino Frassica. All'interno della serata, proprio perché Nino Frassica è il re dell'umorismo, sarà conferito all'attore il premio Accademia dell'Umorismo da parte dell'amministrazione comunale e dal direttore artistico di Biumor, Evio Ermas Ercoli. Quindi l'appuntamento per sorridere, per divertirci, è assolutamente il 20 luglio in Piazza Martiri Montalto. Devo assolutamente ringraziare a nome dell'amministrazione i tantissimi sponsor che ci hanno aiutato, perché abbiamo voluto fortemente di nuovo un evento nel centro della città che in questo momento è un pochino in difficoltà per via del terremoto, chiaramente i costi sono notevoli e senza l'aiuto e la collaborazione del privato noi tante cose non potremmo farlo. Un altro ringraziamento ai servizi sociali di Tolentino e alle associazioni di volontariato che stanno anche loro collaborando nell'evento. Giulia Caltabiano in rappresentanza di Giorgio Mare, un brand nato da due anni ma che in realtà vanta insomma una tradizione nel settore di molti anni di esperienza, che ha deciso di essere il main sponsor di questa bella serata. Sì, assolutamente, infatti proprio con lo scopo di sostenere le attività positive sul territorio, Giorgio Mare quest'anno per l'estate 2018 ha deciso di essere lo sponsor ufficiale, quindi il main sponsor di questo spettacolo di Nino Frassica a Tolentino il 20 luglio. Lo scopo ovviamente è quello di sostenere il nostro territorio, le nostre persone, quindi le nostre comunità. Siamo riusciti a conciliare ovviamente gli obiettivi economici anche con il contributo sociale che possiamo dare. Abbiamo realizzato un'attività di scontistica particolare per tutti coloro che parteciperanno come spettatori all'evento di Nino Frassica, ma anche in particolare per 6 associazioni di beneficenza e di volontariato. Ci sarà la possibilità, ecco, di avere uno sconto particolare nei negozi e nei corner all'interno della regione Marche per un periodo temporale abbastanza lungo, parliamo dal 20 luglio fino al 30 settembre.